Voltiamo decisamente pagina, incontro in Curia a Napoli tra il Cardinale Ravasi, Presidente Pontificio per la Cultura, e l'Arcivescovo Sepe, tema dell'incontro, la gestione degli introiti delle catacombe di San Gennaro, come racconta Guido Pocobelli, Ragosta. Il Cardinale Gianfranco Ravasi è arrivato in Curia a Napoli in mattinata per un incontro riservato con l'Arcivescovo Crescenzio Sepe. Toni cordiali, ma il tema preoccupa. Oggetto del confronto gli incassi delle catacombe di San Gennaro. L'accordo tra Curia e Vaticano prevede dal 2009 il versamento alle casse pontificie del 50% delle somme percepite con i biglietti d'ingresso, proventi mai versati in questi anni, grazie anche alla mediazione dell'Arcivescovo partenopeo, risorse che sono state puntualmente reinvestite per rendere interamente fruibili 6.000 metri quadrati delle catacombe anche ai disabili. Parte di quei soldi sono stati utilizzati per recuperare 15.000 metri quadrati esterni. Con gli introiti sono state assunte 34 guide e 16 persone che curano la pulizia e la manutenzione della struttura. Le catacombe macinano record ogni anno: 103.000 visitatori nel 2017, già superata quota 100.000 nel 2018. Non è difficile il calcolo: 9 euro il biglietto intero, 6 il ridotto. Si tratta di circa 600.000 euro incassati, la metà, 300.000 euro, non è probabilmente decisiva per le casse del Vaticano, lo è invece per l'esperienza più bella della Chiesa di Napoli, guidata da Don Antonio Loffredo, che con i ragazzi della Paranza nella Sanità ha fatto scuola, artigiani del ferro, laboratori teatrali, B&B e tanto altro ancora, fino all'ultima creazione, la casa editrice. Don Antonio invita ogni giorno i ragazzi a sognare in grande, a trasformare i sogni in segni, a tradurre la speranza che i papi Giovanni Paolo II, Benedetto, Papa Francesco hanno invitato a costruire a Napoli in lavoro concreto. Difficile immaginare che tutto questo possa essere ora frenato.